Bologna in campo senza paura per confermare l'ottima tendenza casalinga con Colomba in panchina, per cui tridente d'attacco solo mascherato da Dailton, che a volte arretra rispetto a Zalaieta e a Di Vaio. Il Cagliari è lo stesso che mercoledì ha rimontato la Roma, squalificato Canini, il difensore di destra è De Sena. Arbitra il signor Pinzani di Empoli alla nona in Serie A. Fa freddo al Dallara e le due squadre cercano il movimento anche per scaldarsi. Dopo il tentativo di Adailton, ben controllato da Marchetti, c'è il Cagliari con il sempre ottimo Cossu, apertura verso destra per le lunghe falcate di De Sena, destro al volo dell'ex parmense con Viviano che para senza problemi. È il dodicesimo minuto, ecco Viviano. Poi sotto gli occhi attenti della triade rossoblu di casa, i Menarini e Baraldi, parte Cossu in verticale. Nessuno lo contrasta e il piccolo sardo prova il destro, ma Viviano c'è sempre e mette in corner. Tenta di organizzarsi il Bologna, Di Vaio a Casarini che rientra bene, ma in sinistro è un tè caldo per Marchetti. Sudore freddo, anzi gelato per i tifosi di casa, proprio in chiusura di primo tempo. Lancio di Larry Bay sul quale si inciuca Morras. Matri in qualche modo riesce ad andare al tiro, ma Portanova è lì e salva sulla linea. Con le immagini preparate da Claudio Zanetti passiamo alla ripresa. Subito il Bologna in evidenza con Zalaieta, solito passo felpato e destro potente che Marchetti disinnesca in angolo. È il secondo minuto. Al quarto bella azione degli emiliani, ad Ailton verso Zalaieta che trova Di Vaio in area, tiro pronto, ma il capitano quest'anno non sembra lui e il tiro è fuori. Sempre Bologna, break di Adailton che si fa 60 metri in solitudine, ma in sinistro è fuori. Poi al quarto d'ora Allegri mette in campo Parola e Geda per Conti, ammonito e Larry Bay. Cambi azzeccati perché in alleggerimento Cossu trova Geda in area, appoggio a Parola che crossa atteso per la spaccata di Matri che la butta dentro. È il 21esimo e per Matri è il nono gol stagionale. Bologna 0, Cagliari 1. Cambi nella Bologna, entrano Mingazzini, Marazzina e Jimenez, giovane uruguaiano che si fa subito vedere. Bella a fondo e sinistro appena largo. A Bologna si comincia a intravedere la sconfitta interna. Tenta di ribellarsi allora ad Ailton, ma il sinistro è poca roba per Marchetti. E termina così l'incontro con qualche coda velenosa in campo. A Bologna, Cagliari batte Bologna 1-0. Vittoria meritata del Cagliari, la quarta fuori casa. Squadra ormai matura dove tutti sanno quello che devono fare e lo fanno bene, con tecnica, aggressività e velocità. Insomma, una bella realtà del nostro campionato e un Matri sempre più convincente.